Ben trovati a questa edizione di TG Giorno. Apriamo con questa disavventura accaduta a quattro ragazzi nel comune di Minucciano. La stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è stata infatti attivata ieri sera dal 118 per soccorrere quattro ragazzi rimasti bloccati sotto la foce del Cardeto nel comune di Minucciano. Gli escursionisti, colti dalla nebbia, senza pila frontale e sprovvisti anche di veri ramponi, sono stati raggiunti e tratti in salvo dai tecnici del soccorso alpino. Tecnici del soccorso alpino che ribadiscono di sconsigliare l'impiego di cosiddetti ramponcini o di altri dispositivi simili per attività in montagna. Solamente i ramponi, ribadiscono dal soccorso alpino, sapientemente utilizzati, garantiscono una progressione sicura. E adesso veniamo all'appello del primario Sauro Luchi di mantenere alta la guardia, soprattutto per quanto riguarda l'incidenza dei contagi derivanti dalla variante Omicron. Direi che in questo momento il virus dimostra che sta circolando moltissimo sul territorio. È chiaro che a fronte di un numero considerevole di casi, direi a un aumento esponenziale dei casi, fa riscontro anche un aumento di pressione a livello dell'ospedale. Parliamo del numero dei ricoverati che sono in lieve aumento, anche se il numero è sempre contenuto. Stamani siamo sui 35 ricoverati, in terapia intensiva sono ricoverati 6 pazienti, un numero che ancora non crea grossissimi problemi nella gestione, però se dovesse aumentare dovremmo cominciare a chiudere anche a aree no Covid. Si tratta di pazienti vaccinati o non vaccinati? Possiamo dire che in linea generale in terapia intensiva prevalgono nettamente i pazienti non vaccinati. Su 6 mi pare che siamo 4 a 2, cioè 4 non vaccinati e 2 vaccinati. In linea generale, nella maggior parte dei casi, tranne qualche veramente eccezione, sono pazienti di età più avanzata e sono pazienti con comorbidità. Mentre nei reparti di degenza possiamo considerare circa un 50% di vaccinati e un 50% di non vaccinati. Come la dobbiamo interpretare? Il 90% della popolazione è vaccinata e possiamo dire che fornisce all'ospedale il 50% dei pazienti. Il 10% della popolazione, grosso modo, non è vaccinata e fornisce un altrettanto 50%. Credo che mai come oggi è fondamentale il senso di responsabilità di ognuno, ossia la mascherina, in particolar modo meglio la mascherina FFP2, anche all'aperto, ma soprattutto nei luoghi affollati, il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani. Perché le chiedo mai come ora che siamo vaccinati, quali sono le prospettive, che cosa vede davanti? Dico mai come ora perché il virus attualmente circola moltissimo e quindi è molto facile incontrare il virus, no? Basti pensare al numero dei contagiati che abbiamo oggi, quindi è un virus che con cui possiamo facilmente entrare in contatto. E veniamo appunto ai numeri del contagio diramati dal Presidente della Regione, Eugenio Giani, che li ha anticipati come tutte le mattine su Telegram. I nuovi casi registrati in Toscana sono 6.952 su 27.639 test effettuati. Il tasso dei nuovi positivi è del 25,15%. E adesso andiamo in centro a Lucca a vedere come hanno vissuto i lucchesi la prima domenica del 2022. In mancanza delle attrazioni che fino a 2 anni fa caratterizzavano queste giornate di inizio anno e ancora in balia delle preoccupazioni e dei numeri della pandemia, l'unica valvola di sfogo è di passare semplicemente un po' di tempo all'aria aperta e di rigenerarsi. In vista di un altro anno che inizia nel pieno delle incertezze, tanti lucchesi hanno scelto di trascorrere qualche ora di questa prima domenica di gennaio in centro storico, dove non sono mancati i turisti, e a passeggiare sulle mura. Siamo turisti, veniamo dalla Sardegna, è bella, una città fantastica. Tanto movimento, sì.
buona compagnia. Ma l'umore non è certo dei migliori e la giornata uggiosa rispecchia lo stato d'animo generale. Non si azzarda più nei nuovi propositi e non si sogna in grande per questo 2022. Il desiderio è uno solo e semplice, lasciarsi alle spalle la pandemia, ma in pochi credono che questo possa accadere in breve tempo. Va tutto bene, insomma, meglio del 2021 e 2020. Più che altro la fine, diciamo, dai, è stato un tracollo finale. No, niente di particolare, sopravvivere, non prendere il Covid. I propositi mi sembra che dipendano più dalla situazione che non da noi. Cosa si augura? Che finisca questo periodo, anche se ci credo poco. E veniamo adesso a come sono andate le cose nella domenica appena trascorsa a Viareggio. Gennaio, il mese per sognare, è finalmente arrivato e in pieno periodo di festa ci ha già introdotti nella prima domenica del nuovo anno. Una domenica diversa dalle altre per via dei tanti limiti imposti, ma che ognuno ha cercato comunque di rendere il più piacevole possibile, trovando la giusta attività a cui dedicarsi. La prima domenica di questo 2022, ma piena di restrizioni. Molto triste, però bisognerebbe che tutti ci mettessimo del nostro per far andare le cose meglio. Purtroppo ormai questa è diventata la quotidianità e pian piano ci siamo adattati anche con i bambini a fare questo tipo di vita. Lei viene da Milano, questa domenica piena di restrizioni, come la vive? In realtà un po' di ansia c'è, però tutto bene, siamo attente, ecco. C'è un po' di agitazione, però comunque si cerca di stare attenti e si cerca di fare quello che si può, insomma. Cerchiamo di stare tranquilli. Ma siamo venuti qua, si è fatto una girata, siamo andati al bar, si è preso il Green Pass. Lei viene da dove? Da Pisa. Non è che le cose siano cambiate un granché, sinceramente. Dispiace per la città, per tutte le cose che erano state preparate e per le persone che non possono lavorare, tutto qua. Lei viene da dove? Dal Mugello. Una domenica grigia, triste, con tanta gente malata in quarantena a casa. Io ne sono appena uscita, ho fatto un tampone ora alla Croce Verde e fortunatamente sono negativa. Era un tampone di verifica per aver avuto un contatto con una positiva. Ottimismo per il futuro? Per forza, il bicchiere deve essere sempre pieno, se no non ne usciamo, ragazzi. L'arrivo dell'anno nuovo è un momento importante per tutti noi, in quanto è perfetto sia per fare un resoconto di ciò che abbiamo vissuto negli ultimi 365 giorni, sia per darci nuovi obiettivi e continuare a crescere. È bello pensare a un 2022 come l'anno della rinascita, anche se, al di là degli slanci e degli auguri, dobbiamo fare uno sforzo di realismo e pensarlo piuttosto come un anno di transizione e di incertezza. Un periodo di passaggio verso un mondo nuovo di cui percepiamo i contorni, ma non ancora l'essenza. E domenica pomeriggio a Viareggio, in piazza Sant'Antonio, si è tenuta l'inaugurazione di un defibrillatore, un fiore per Salvatore, in ricordo di Salvatore Brucia, scomparso a 43 anni nel 2020 a seguito di una malattia. Domenica pomeriggio in piazza Sant'Antonio a Viareggio, di fronte alla chiesa e vicino alle poste centrali, si è tenuta l'inaugurazione del defibrillatore Un Fiore per Salvatore, in ricordo di Salvatore Brucia, scomparso a 43 anni nell'aprile del 2020 in seguito ad una malattia e donato alla Croce Verde di Viareggio da parte della compagna Paola Serni, acquistato con il ricavato della vendita di piantine di fiori. È stato posizionato al bar Cusimano, scelto dalla Croce Verde, che con la Presidente Carla Vivoli ringrazio ovviamente per questo bel gesto in ricordo di Tore, come veniva affettuosamente chiamato dagli amici Salvatore. Il defibrillatore è di ultima generazione, anche pediatrico, e quindi di una importanza molto notevole. È uno strumento che serve proprio per salvare la vita a chi purtroppo può succedere che cade per terra, ha un malore, e usando questo defibrillatore gli si salva la vita. Quando è morto Salvatore purtroppo non abbiamo potuto fare la cerimonia come di consueto essendo in pandemia, quindi io avevo promesso, l'avevo detto alla Vivoli, prima quando si potrà fare qualcosa farò qualcosa. Ho pensato che tutti i fiori che potevano essere donati a Salvatore a quel tempo, uniti,
avrebbero potuto dare un, diciamo, un dono che sarebbe utile alla cittadinanza. Cosimo Cusimano ha messo a disposizione il punto dove installare questo defibrillatore, mi pare un gesto importante anche il suo. Certo, certo, è un gesto per tutta la gente, è un bel gesto. E Piano di Gioviana è ancora visitabile il presepe realizzato in memoria di Manuela Motroni. Tra i presepi più visitati e apprezzati della nostra provincia vi è senza dubbio il presepe di Piano di Gioviano, in località Salita, nella zona più a nord del comune di Borgo a Mozzano. Un'opera legata al ricordo di Manuela Motroni. Sono tanti anni ormai che viene allestito questo presepe, animato e caratterizzato anche dalla presenza dell'acqua, in quanto l'installazione ruota intorno ad un vecchio lavatoio. Il presepe ha movimenti elettromeccanici, ma anche quelli talvolta creati con la forza idrica. Inoltre possiamo ammirare tanti figuranti impegnati in mestieri di un tempo, con un'attenzione particolare al lavoro del boscaiolo. L'osservazione del presepe è animata anche da canti natalizi e musica sacra che rendono l'atmosfera assai suggestiva. Ogni giorno sono tante le persone che sostano anche pochi minuti a visitare questo presepe che nel corso degli anni è diventato sempre più grande e ricco di figuranti. Un punto fermo è poi la Natività, che si trova nella parte più lontana rispetto a chi lo osserva. Questa installazione, oltre a raccontare ingegno, tecnica e fantasia di coloro che ci lavorano, può ricordare Manuela Motroni, che morì nel 1999 in un drammatico incidente stradale. Una giovane vita spezzata troppo presto. Manuela fu tra coloro che iniziarono a fare il presepe nel lontano 1990 e anche per questo gli amici la ricordano, facendolo sempre più bello e più grande, proprio per non dimenticarla. Si chiude qua la prima parte di TG Giorno, tra poco la pagina sportiva.